Questo programma è offerto da riconfermato per il secondo anno. Ma quest'anno non sono solo, ma sono accompagnato sul palco da una validissima e bravissima collega che io accoglierei con un grande applauso, Roberta Passantino. Buonasera. Roberta, buonasera. Come stai? Emozionata? Abbastanza, anche perché adesso condivideremo tutti insieme una serata dedicata all'arte, alla musica. Arte, musica, premieremo eccellenze del nostro territorio italiano, pugliese, locale, internazionale. Persone che hanno inseguito un sogno e che molto probabilmente lo hanno raggiunto. Io vorrei ricordare, prima di chiamare i due fautori di questa
manifestazioni, il presidente Saverio Sinopoli, che è presidente dell'associazione Pablo Neruda, e il sindaco di Crispiano, Egidio Ippolito, vorrei ricordare i premiati dello scorso anno, perché lo scorso anno abbiamo avuto nella prima edizione dei premiati eccellenti. Li chiamiamo insieme maestro Maurizio Lomartine, un applauso. Giuseppe Montanaro, pizzeria Ma Scuola, una delle 100 pizzerie del territorio di Crispiano. Mirko Vitti, gli amici di Manaus. La giornalista Valentina Petrini, alla quale abbiamo portato fortuna. Ernesto Fanizza. Dice di sì, che è un'associazione che si occupa di delfini, molto bella, abbiamo anche filmato. Il dottor Cataldo Doria, chirurgo più importante di America, è Tarantino di nascita, e che in America è diventato il chirurgo più importante. Andiamo avanti con Tito Baroni. Tito Baroni di Soetta, un'azienda eccellenza del nostro territorio. Nello De Gregorio, di nobilissima Taranto, anche Nello De Gregorio, che ha praticamente riscoperto e rivalutato l'ipogea tanto, tanto ha una storia infinita, soprattutto sotto la città. Giampaolo Cassese di Masseria del Luna. Istituto musicale Paesiello. L'Istituto musicale Paesiello, che sforna artisti e maestri in quantità. Allora, dicevo, questa manifestazione è stata ideata dal professor Saverio Sinopoli, che è il presidente dell'associazione Pablo Neruda, che ha trovato nel sindaco Egidio Ippolito la giusta sponda per poter poi mettere in campo una manifestazione importante come quella che stiamo presentando. Benissimo, però non anticipiamo troppo. Chiamiamo direttamente il professor Sinopoli, il sindaco Egidio Ippolito. Io devo essere ossequioso perché il mio presidente, io sono vicepresidente, presidente. Buonasera, professore. Buonasera, prego. Buonasera. Allora, professor Sinopoli, l'anno scorso una prima edizione di Neruda Award 2016, che è stato un gran successo, questo è il motivo per cui si è voluto dare corpo a questa seconda edizione. Ma che cos'è Neruda Award e qual è il significato intrinseco di questa premiazione? Cioè, noi vogliamo raccontare delle belle storie e ci siamo inventati questo premio perché intanto pensiamo che in ogni persona ci sia la bellezza della vita, e ogni persona che insegue, come diceva James Hillman, la sua vocazione praticamente realizza il sogno e la porta avanti. Abbiamo iniziato con degli imprenditori, dopo abbiamo scoperto che era facile. Noi, intanto il Neruda Award non è un concorso, è una ricerca che facciamo continuamente, mese per mese, anni per anno, e abbiamo una lista anche di 40-50 persone, non li possiamo premiare tutti in contemporanea. Avete visto la valenza di quelli dell'anno scorso, la valenza di quelli di quest'anno. Sono delle belle storie, persone appunto, come diceva Ariel, che hanno accarezzato, inseguito un sogno, sapendolo realizzare. Ma questa bellezza della vita la trovi in tante persone. E loro di questi settori rappresentano appunto, come si diceva, l'eccellenza. Quindi è una festa fatta, come abbiamo visto, con la brava Roberto Di Laura, con la danza, con la musica, con la poesia. È una festa in loro onore. E alcuni anni fa ho scritto dei racconti su persone sotto appunto la stessa cosa del Neruda Award. Questo dopo abbiamo pensato, perché non fare una festa? Non sempre ci si ricorda di queste persone, molte volte non si è ottimisti, molte volte perché si è disfattisti. E l'anno scorso abbiamo visto nella masseria Francesca che le persone, praticamente uno si meravigliava della storia dell'altro, molti non si conoscevano, e alla fine qualcuno diceva: ma sapete che siete riusciti? Nell'aria c'erano note di ottimismo che quasi praticamente si sentivano nella serata di giugno dell'anno scorso. Io invece vorrei chiedere un applauso a Saverio Sinopoli. Io vorrei chiedere invece al sindaco Egidio Ippolito quello del binomio tra da Iward e amministrazione comunale di Crispiano. Funziona, continua. E a dire la verità, c'è un amico mio che dice che la fortuna di un uomo è un altro uomo, ed è la verità, perché poi quando ci si incontra durante il percorso della propria vita, no? Accadrà anche stasera, perché ci sono anche degli amici che verranno premiati per il loro successo e quant'altro, però bisogna incontrarsi a un certo momento.
Saverio ci conosciamo da tantissimi anni, però lui ha capito che qui c'è una bella sponda da questa parte, perché questo è un territorio che ha bisogno di essere raccontato, però gli hanno anche delle opportunità per essere raccontato. Difatti, proprio l'anno scorso, noi con il console di Turchia, Pinar, io ebbi questa fortuna di conoscere questa straordinaria signora con responsabile anche della Camera di Commercio turca in Italia. Beh, grazie a quella conoscenza, come potrebbe capitare stasera, il sottoscritto ha avuto quell'intuito di creare un gemellaggio, ufficialmente c'è l'Aila anche qui, che poi questi conosceremo, che arriva da Ortesar, Cappadocia, Viena, e pertanto avremo la possibilità, questa comunità di Crispiano, a fare un gemellaggio con una realtà uguale a Crispiano, una realtà rupestre, e non i soliti gemellaggi che magari molte volte ti vengono calati dall'alto e tu non sai manco con chi ti vai a sposare. Questa è anche Neruda. Io ringrazio per questo motivo Saverio, ringraziando da subito tutti gli intervenuti, non mi prestigio stasera, poi li ascolteremo volta per volta dal palco, però devo dire anche un'altra cosa importante, poi chiudo, giuro, taccio. E oggi ho trascorso una bellissima giornata con gli amici, con Martin, Leila, Emi, poi il professore Sardis dalla Germania, perché bisogna portare la gente su questo territorio, lo diceva il dottor Cucuzza pure, perché questo territorio va raccontato, perché poi quando uno viene qua a Crispiano, in uno particolare del territorio di Centro Masserie, si rende conto che c'è una realtà ballista bellissima che deve essere valorizzata, e queste sono le occasioni per poterlo fare. Grazie. Allora, professor Sinopoli, un'altra domanda. Nel momento che si tratta di una grande festa, una serata quindi dedicata all'arte e alla cultura, possiamo sperare una terza, quarta, quinta e così via? Beh, intanto ti volevo dire, faccio come Gide, la serata è vostra, dirò un'altra cosa e finisce qua. Allora, cultura, progetti ambiziosi, volare alto, sinergie, valorizzazione del territorio. Noi siamo una piccola associazione, facciamo queste cose, anche perché qualcuno ha scritto, ha detto, il vincitore è un segnatore che non si è mai arreso, ed era Nelson Mandela. Grazie professore, grazie sindaco. Io prima di lasciare andare via professor Sinopoli e il sindaco Ippolito, io facevo una considerazione, però vorrei chiaramente il tuo autorevole parere da amministratore. Io ho conosciuto un po' tutta la tua amministrazione e ho conosciuto persone fantastiche, persone che vanno al di là delle proprie professioni e mettono a disposizione della comunità il tempo per amministrare. L'impressione che ho avuto, ma correggimi se sbaglio, è che non siete politici amministratori, siete amministratori. Credo che ci sia una bella differenza tra il politico che fa l'amministratore e il cittadino che amministra. Correggimi se sbaglio e dimmi, secondo te, qual è la differenza tra queste due figure? Ariel, hai detto perfettamente, veramente dico poche cose, però si può amministrare anche in questa maniera, andando controcorrente. Controcorrente significa non la solita politica, basta capire che sei uno dei cittadini che ha delle necessità, riconoscere delle necessità e ascoltare tutti quanti, non prendere in giro tutti quanti, come succede purtroppo molte volte con la politica e per la politica. E noi in questa squadra che abbiamo, sempliciotti, ma stiamo dando il massimo e stiamo ottenendo grandi risultati, pertanto anche se l'epoca è quella che è, la crisi che stiamo vivendo, ma siamo convinti che si può fare la bella politica ottenendo risultati puliti, punto. Bene. Grazie, io vi invito ad accomodarvi. Allora, vabbè, siamo partiti alla grande, insomma, certo. Non potevamo partire meglio di così. Prima però di entrare nel vivo di questa serata e di conoscere i veri protagonisti premiati, salutiamo Ariel e ringraziamo le autorità, tutta l'amministrazione comunale di Crispiano, le televisioni, la stampa che molto benevolmente ci ha dedicato tanto spazio anche nelle conferenze stampa che abbiamo fatto a ridosso di questa manifestazione. Quest'anno, devo dire la verità, rispetto allo scorso anno abbiamo avuto maggiore attenzione, quindi Saverio, questa manifestazione cresce, anche la stampa ci dà spazio, quindi questa è una cosa che ci fa ben sperare per il futuro. E salutiamo anche le aziende amiche che hanno contribuito a rendere speciale questa serata. Assolutamente sì, che ci daremo tra un po', perché solo grazie alle aziende amiche abbiamo potuto organizzare questa manifestazione, perché ovviamente l'associazione Paolo Neruda non è a fini di lucro e quindi
quando organizza queste manifestazioni ha bisogno dell'aiuto degli aziendalini, che non fanno mancare mai, devo dire la verità, che lo supporto. Grazie. Direi di chiamare direttamente il primo premiato della serata. Vorrei leggervi una biografia. È un imprenditore, manager, è esperto di marketing del turismo, e qui nella nostra Puglia abbiamo bisogno di imprenditori, di manager che possano essere esperti di turismo. Ho fatto esperienze in tutto il mondo, in Italia, in Africa, in America, nei Caraibi. È presidente, già presidente del Calcoline Ioniche, comprendente cristiano, ed è fautore del progetto Green Road. Io direi di accompagnarlo con un grande applauso e invito l'imprenditore manager Antonio Bruda. Prego, dottor Bruda. Benvenuto, sì, lei rompe il ghiaccio, lei rompe il ghiaccio. Allora, si può fare imprenditoria di turismo qui in Puglia? Da un esperto come lei ci aspettiamo una risposta affermativa, positiva, e dia soprattutto speranza anche agli operatori del settore. Più che si può fare, si deve fare, perché se non facciamo questo, considerando proprio la vocazione di questi territori, e per me Crispiano è stato davvero un'esperienza straordinaria, devo dire, nel bene e nel male, perché Crispiano poi è un territorio fantastico, ha una bellezza davvero unica, quindi questa grande concentrazione di masserie, più di 100 masserie in un unico territorio, ovviamente questo è un grande valore, ma andava recuperato. E quindi quando sono arrivato, in realtà la situazione era ancora un po' in una fase embrionale. La realtà era evidente, c'era la forza in questi luoghi fantastici, era molto evidente. E devo dire che, ecco, il premio, no? Quando ho letto la motivazione, che diceva la realizzazione di un sogno, è stato molto bello, devo dire la verità, perché nella prima conferenza, io ricordo quando iniziamo a presentare il progetto, tra l'altro la primissima l'abbiamo fatto proprio qua, nel 2008, abbiamo fatto una prima presentazione. Ma poi l'abbiamo presentato un'altra iniziativa pubblica dove c'era la presidente di Confindustria, all'epoca era la Marcegaglia, e lì quando io gli raccontavo delle masserie, lei che è un po' più siderurgica, no? Un po' più. Lei siderurgica, lei disse subito: no, ma volevo dire a quel visionario di Taranto. E allora questa storia poi è stata bella, perché ovviamente per almeno un po' di anni sono rimasto visionario. Tutti dicevano: vabbè, il visionario farà con queste masserie. E invece, una grandissima soddisfazione è stata proprio questa Pasqua appena trascorsa, dove abbiamo visto queste masserie piene, noi ne abbiamo riqualificate più di 10 e realizzato più di 60 nuove attività, diciamo, imprenditoriali. Quindi una grandissima soddisfazione per il territorio e anche per chi ci ha lavorato, perché ovviamente non ero solo io diciamo, ho creato un po', sono stato un po' il pioniere, sono stato il primo, ma dietro di me tanti imprenditori, tanti ragazzi straordinari. Bene, bene, tutti parlano di turismo, tre aggettivi per poter fare del turismo sano, capace e imprenditoriale, solo tre aggettivi. Darei. Sì, no, io più che altro vorrei lasciare un messaggio, no? Importante. E prima anche il sindaco l'accennava, si parlava del discorso della promozione, no? di far. E quindi un po' noi abbiamo lavorato tanto per costruire il progetto, è stato un lavoro straordinario. Io adesso ho fatto un po' un passo indietro, nel senso che finita questo lavoro di costruzione del prodotto, lavoro per Crispiano più a distanza, cercando appunto di far arrivare qui amici, infatti anche oggi sono degli amici che arrivano dal Brasile, dall'Honduras, che abbiamo portato proprio a vedere queste realtà straordinarie.
E quindi sul discorso degli aggettivi io più che tre ne direi solo una, la Hilton, no? Hilton diceva location, 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 no? E anche qui c'è location, location, location. Noi abbiamo un posto, una realtà unica in tutta la Puglia, ma non solo, per la sua bellezza ovviamente naturalistica, il più grande polmone della Puglia, qui siamo in piena la premurge della Valle d'Itria, ma questa è la parte meno antropizzata, ma in realtà questo ha un grande valore che vale per tutta la provincia di Taranto. La provincia di Taranto ha tutta la segmentazione turistica, ce l'ha tutta, c'è il religioso, c'è l'archeologico, non ti parla di Magna Grecia, della forza di questa cultura occidentale, ma ce li ha tutti, c'è l'enogastronomia, il religioso, l'archeologico, il balneare, ci sono tutti. E allora si tratta solo di organizzare. E io si tratta solo di organizzare e di fare squadra, che forse è quello che è mancato negli ultimi anni. Volevo concludere giusto con più che altro una dedica e tre ringraziamenti, ma sarò breve, non prenderò tanto tempo. Lui sapendo ha detto, ah, rompo il ghiaccio, pensavo che fosse timido, e invece guardate, insomma, bisogna togliere il microfono, scherzo. Questo discorso soprattutto devi dire, no, anche della dedica. La prima dedica, quando la dedica più breve, la faccio a mia moglie, no? Perché un po' è lei che mi ha stimolato con la sua continua ricerca della conoscenza, quindi da lì ho preso molto. Però c'è un altro aneddoto bello, visto che parliamo di poesie, e quando gli ho chiesto di sposarmi l'ho fatto con una poesia, che ovviamente ha funzionato, invece siamo sposati, però non la leggo, se no mi togliete il premio, e ovviamente non è la testa, però insomma il concetto della poesia è davvero, davvero bello. E poi ringraziamenti, tre ringraziamenti, il primo al professor Sinopoli, perché sembra un atto dovuto, ma in realtà quando il professor Sinopoli un po' di anni fa mi chiamò per dire, guarda, volevo raccontare la tua storia, mi sembra strano, penso la mia storia, vabbè, incontriamo, cerchiamo di capire. Poi capì che non lo faceva a pagamento, cioè io dissi, ma forse vuole qualche cosa, forse poi gli dovrò dare qualcosa, poi vediamo. Sai, i giornalisti ti chiamano, ti racconta la tua storia, però poi. E allora, invece lui dice, no, io non voglio bene, no, voglio la tua storia, la voglio raccontare. Poi capì anche che lo faceva gratis, cioè non anche lui era gratis, vabbè, allora qui c'è qualcosa che non va. Cioè, o è follia, no? O è poesia. Adesso ho capito, era poesia, quindi un complimento, ringraziamento. Ricordo un attimo a quello che ha detto, ma anche quando un paio di anni fa, Sinopoli mi chiamò, noi avevamo una amicizia 25 anni, direi, con il professor Sinopoli, lui mi disse, ma perché non facciamo un'associazione, facciamo cultura di imprese, eccetera, chiaramente lo faremo gratis, quindi attenzione, fa gratis tutto, sempre, ma va bene così. Ah, Aldo, va finito di ringraziare. Eccolo tre. No, ma giusto per completare, poi me ne va. No, e secondo... Sapete, guarda che noi per il prossimo anno possiamo prendere in considerazione... Perché no, mi sembra un buon personaggio da palcoscenico. No, il secondo ovviamente ai cristianesi. Devo fare un ringraziamento ai cristianesi, ovviamente al sindaco in particolare, e dargli tutta la forza degli imprenditori, quelli che hanno creduto nel territorio, perché dove devi, e quindi parlo ovviamente per te, ma anche per i cristianesi, hai questo obbligo. Morale, nel senso che questo è un luogo straordinario, ma l'ha promosso grazie ai cristianesi, cioè il turismo è ormai un turismo di destinazione, quindi tutta la città deve seguirti su questo percorso, e quindi questo è il messaggio più importante, ma anche il ringraziamento più importante per quello che già stai facendo per tutti noi, e quindi continuo su questa strada. E il terzo e l'ultimo, anche se non so se ne sarà, però lo faccio comunque, non importa, è la signora De Marco, è una signora straordinaria. Io non so, forse non l'ho vista arrivare, però è bello che ne arrivi la voce, perché lei tiene vivo il ricordo di queste masserie con una propria passione, e con un'eleganza, con una davvero una sua capacità unica di raccontare il territorio, che davvero la rende una persona speciale, e io davvero la voglio ringraziare, perché è forse anche grazie a lei che tutti
tutti questi ospiti, tutti questi turisti che arrivano, poi raccontano, parlano bene, non conosce l'autorità, passaparola, funziona proprio grazie ad Anna e grazie a persone come lei si impegnano per il territorio, perché devo dire che i 300-400 anni di queste masserie è forse davvero lei ricorda la memoria di queste persone che l'hanno costruite queste masserie, perché lì c'è della poesia. Grazie. È vero. E io ho avuto modo di conoscere Anna De Marco ed è un'enciclopedia vivente, sa tutto di questo territorio. Bene. Allora, premia il timidissimo imprenditore Antonio Brutta, il dottor Marco Vagari, che è il revisore dei conti dell'associazione Padova Neruda. Marco, ciao, buonasera. Come vanno i conti dell'associazione? Tutto bene? Benissimo. Bene, questo non devi pagare. Questa è la targa che la nostra associazione, in collaborazione con l'associazione, con l'amministrazione di Cristiano, ti conferisce per la tua capacità imprenditoriale e di valorizzazione del territorio. Grazie. Io direi di passare velocemente al secondo premiato, sperando che anche questo premiato sia timido come il primo, quindi vuol dire che abbiamo persone che sul territorio, oltre essere nella loro professione delle personalità valide, sono anche degli ottimi oratori, e di oratori ne abbiamo bisogno. Allora, io, la persona che adesso faccio salire sul palco, una persona speciale, perché è archeologa, viene dalla ricerca pura e dalla concretezza, con esperienze in Italia, in Tunisia. I suoi grandi maestri sono stati Marco Milanese, Riccardo Frankovic. Fino all'estate del 2015 era uno dei tanti cervelli in fuga. Fortunatamente, perché si parla spesso di cervelli in fuga, fortunatamente ogni tanto qualche cervello in Italia rientra. Ma la cosa che mi ha colpito, e che adesso chiederò personalmente a lei, adesso che salirà sul palco, è un altro particolare che non vi svelo. Quindi prima la chiamo, è la direttrice del Museo di Taranto, Maltà, Eva degli Innocenti. Allora, la cosa che mi ha colpito, che non è da tutti, che quando le è stato proposto di rientrare in Italia, lei, per atto di riconoscenza e di rispetto verso la Francia che l'aveva accolta, ha preso qualche giorno di tempo per riflettere, ma soprattutto per rispetto della nazione che l'aveva ospitata. Da dove deriva questa correttezza che non sempre si trova nelle persone, negli imprenditori, nei dirigenti? Allora, quando in realtà io sono stata 8 anni in Francia, io avevo deciso di abbandonare questo paese da archeologa ricercatrice, in realtà non avevo possibilità, e quindi avevo deciso di lasciare l'Italia con molta disillusione. Andata in Francia, appunto, sono diventata project manager di un importante museo nazionale, dopodiché ho vinto un concorso dell'amministrazione pubblica francese e mi è stata data la possibilità, appunto, di dirigere un museo archeologico importante, un polo dei beni culturali in Bretagna, dove sono stata 8 anni, e quindi chiaramente la Francia mi aveva accolta benissimo, anzi dandomi la possibilità di progredire anche nella mia carriera con grande rispetto, con grande anche deontologia, spirito professionale di collaborazione, tutte caratteristiche chiaramente che mi hanno talmente fatto male quel paese che ho deciso, togliamo quasi, di chiedere la nazionalità francese, perché appunto questo paese mi aveva dato molte possibilità. Quindi poi c'è stata questa opportunità importantissima di questo concorso internazionale, tra cui è stata inserita in Malta, come pochi lo sanno, ma il Museo Archeologico Nazionale di Taranto ha un'autonomia speciale con la riforma dei beni culturali del Ministero Franceschini, è stato conferito uno status particolare ed è all'altezza, diciamo, lo stesso status giuridico degli Uffizi, del Capo di Monte, della Reggia di Caserta, e quindi è stato inserito fra i 20 supermusei, così è stato chiamato, e
ed è stato fatto appunto un concorso internazionale. Non solo, ma io leggevo nella sua biografia che lei è tra le giovanissime nella media europea manager e direttrice di museo, è vero? Sono la più giovane direttrice di musei italiana. Poi in Italia è un po' particolare, io ho 41 anni e quindi per l'Italia sono ritenuta quasi una neonata, diciamo, dei beni culturali. In realtà, ad esempio in Francia, insomma, è un'età media in cui insomma, si inizia il lavoro e soprattutto ad inserirsi nel mercato di lavoro molto, molto più giovani. Quindi quando appunto, ho dovuto fare questa scelta, ci ho pensato 3 giorni, ho chiesto 3 giorni di tempo, il primo perché appunto era doveroso nei confronti della Francia che mi aveva così accolta, perché ho lasciato comunque una cultura, se vogliamo, anche un ambiente professionale molto interessante, poi perché chiaramente era una grande sfida e quindi non avevo perplessità, però comunque ci dovevo riflettere e poi ho scelto invece di seguire questa sfida, di seguire un sogno. Infatti oggi sono particolarmente onorata di ricevere questo premio, ringrazio il Presidente, il Professor Sinopoli, da tutta la giuria anche del premio, il Sindaco di Cristiano che veramente rappresenta un'idea dinamica di valorizzazione del territorio, quindi speriamo di collaborare presto insieme. Però ecco, volevo citare appunto una bella frase di Pablo Neruda che dice: lentamente muore chi non capovolge il tavolo, chi non rischia la certezza per l'incertezza di seguire un sogno. E questo è stato, diciamo, se vogliamo racchiude un po' anche questo fil rouge di questo premio, però anche la mia scelta quando invece ho deciso di rischiare perché avevo un lavoro a tempo indeterminato, perché noi abbiamo un contratto sulla base di obiettivi che è anche interessante avere in questo paese. E però ho deciso di accettare questa sfida, soprattutto perché mi interessava tornare in Italia per un sogno e quindi dare la possibilità, tra l'altro io avevo inserito il Museo Archeologico Nazionale di Taranto come primo fra i miei desiderata, avrei potuto mettere il Museo di Napoli, il Vescovo, perché innanzitutto perché appunto per un archeologo questo museo è uno dei più importanti al mondo, il secondo insieme al Museo Archeologico Nazionale di Napoli proprio per il suo grande patrimonio, però è un patrimonio che come è stato ricordato prima non è solo nei depositi dei musei, ma è un patrimonio diffuso, cioè questo territorio ha uno dei più grandi patrimoni materiali e immateriali del mondo e quindi mi interessava. E poi per il significato sociale, quindi la Taranto, questa città martoriata, che in realtà è sempre ricordata solo per negatività, che in realtà è tutta la provincia ionica che purtroppo risente qualche volta di questa immagine negativa, che in realtà non è così se vogliamo guardare proprio l'essenza di questo territorio, e quindi mettermi a servizio di una funzione socio-culturale del patrimonio, quindi credere non in un'illusione, in un sogno però che possa essere operativo, possa diventare realtà, della cultura come sviluppo, come motore di sviluppo non solo culturale ma anche turistico, economico e di territorio. Bene, bene, è vero. Io direi questa chiacchierata nella sua biografia, dicevo, ottimista e positiva. E io credo che l'ottimismo e la positività siano sempre due armi che possano poi portarci sicuramente lontano, a prescindere da quello che facciamo nella vita. Allora, premia Eva degli Innocenti, un maestro di orchestra che ho avuto il piacere e l'onore di premiare lo scorso anno e quest'anno da premiato diventa premiante. Il maestro Maurizio Lovattile, che pregherei salire sul palco. Adesso ormai è un appuntamento fisso il nostro, però guardi com'è la vita, no? Un anno si viene premiati, un anno si premia. Premia Eva degli Innocenti il maestro Maurizio Lovattile. Grazie maestro, grazie e in bocca al lupo, che porti sempre alto il nome di Taranto, ovviamente del museo. Grazie, grazie. Roberta dove sei? Eccoti qua. Roberta mi hai lasciato solo, io direi che insomma, siamo partiti da grande con due ospiti timidi, come avete potuto notare parlano poco, invece no, bene così,
Bene, così è che quando le persone hanno tanto da dire vuol dire che hanno da dire qualcosa di qualità, e quindi questo va bene. E noi apprezziamo tantissimo il loro successo. Assolutamente sì, ne siamo fieri e auguriamo che possa essere sempre maggiore. Che sia l'esempio. Senti, Roberta, io ti lascio e lascerei a te l'onore di annunciare il primo poeta internazionale. Io ti lascio e ci vediamo tra poco. Grazie, Cino. Grazie. E adesso è arrivato effettivamente il momento di presentarvi i poeti internazionali premiati. Come li conosceremo? Li conosceremo attraverso dei cenni biografici, abbiamo dovuto sintetizzare perché il loro profilo professionale, letterario, artistico veramente era tanto. E li conosceremo soprattutto attraverso un loro contributo poetico. Essi stessi leggeranno in lingua inglese. E successivamente sarà interpretato in italiano da tre voci note, a noi note. E quindi si alterneranno queste voci unitamente ai poeti sul nostro palco. Allora, le voci che daranno sentimento, emozione questa sera con noi sono quella di Adriano Calzolaro, Miriam Luciano e Rosanna Capello. Iniziamo con il primo premiato per quanto riguarda la poesia internazionale. Vive a Friburgo, scrive poesie, libri di narrativa e saggi su argomenti di medicina. Oltre a scrivere libri sulla ecologia o di cultura etnologica. Ha studiato zoologia e botanica in Nepal, medicina e scienze sociali. Ecco, ci ha già venuto sul palco. Allora, lo presentiamo subito. È Satis So. La pronuncia è quella che si è esatta. I'd like to read a poem. It's called Grow With Love. Love yourself. Accept yourself. For self-love and self-respect are the basis of joy and emotion. Spiritual well-being. Watch your feelings. Study your thoughts and your beliefs. For your existence is unique and beautiful. You came to the world alone and go back alone. And while you breathe, you are near to your fellow human beings, families, friends, and strangers. As long as you are receptive, open yourself to lust and joy, to the wonders of daily life and nature. Don't close your door to love. If you remain superficial, you'll never reach its depth. Love is more than just a feeling. Love is also passion and devotion. Grow with love and tenderness. Thank you very much. Grazie, thank you. Adesso legge Rosanna Capello. Cresci con amore. Ama te stesso e accetta te stesso. Perché l'amore e il rispetto per se stessi sono la base della gioia, di ogni emozione e del benessere spirituale. Osserva i tuoi sentimenti, studia i tuoi pensieri e le tue convinzioni, perché la tua esistenza è unica e bella. Sei venuto al mondo da solo e lo lascerai da solo, ma finché respiri, resta accanto agli esseri umani, amici e sconosciuti. E fin tanto che potrai, apriti al desiderio e alla gioia, alle meraviglie della vita quotidiana e alla natura. Non chiudere la porta all'amore. Se resterai superficiale, non raggiungerai mai le sue profondità. L'amore è più che un sentimento. L'amore è anche passione e devozione. Complimenti a Rosanna, ma riteniamo sul palco Sati Shoff che ci ha abbandonato di corsa, perché è il momento della premiazione. Prego, Satis.
premia Satish Sof, Erminia Manigrasso, agente immobiliare. Questa volta al canto. Presso sul palcoscenico vedete esibirsi un giovanissimo, solo 14 anni, e di Taranto. Oltre agli impegni scolastici, studia pianoforte e canto con i nomi più importanti della musica nazionale e internazionale. Giusto alcuni nomi: Grazia De Michele, Cheryl Porter, Enzo Campagnoli. È seguito costantemente dalla sua vocal coach Fabiola De Santis. È stato vincitore di diversi concorsi canori e ha già partecipato ad importanti eventi musicali e letterari, Sotto le stelle, Il Cantagiro. Lo scorso ottobre ha rappresentato l'Italia durante l'International Music Festival in Bulgaria. A breve rappresenterà l'Italia in un prestigioso festival internazionale. Nonostante la sua appunto giovane età, sono molti i progetti a cui sta lavorando. Sto parlando di Lorenzo Servon, che canta Don't Rain on My Parade. Don't tell me not to fly.
benissimo, mi vedo e ho sentito miglioramenti notevoli rispetto allo scorso anno. Stai crescendo a soli 14 anni, vi rendete conto? 14 anni. Grazie Lorenzo Sermone. Bene, passiamo al quarto premiato, è un altro maestro, direttore dell'Ateneo della Chitarra, nato in Sardegna, ha studiato al Conservatorio di Cagliari, si è perfezionato a Parigi, soprattutto sulla musica popolare latinoamericana, concerti in Italia, all'estero, Francia, Inghilterra, Spagna, insomma... Un artista internazionale, nella rosa dei chitarristi più stimati al mondo, con recensioni di grande prestigio che sottolineano bravura e comunicazione affettuosa. Io prego di raggiungermi sul palco il maestro Pino Forresu. Buonasera, io devo confessarle che ho un debole per i musicisti, forse perché non ho mai suonato nella mia vita, non ho voluto farlo. Non è mai troppo tardi. Senta maestro, io leggendo un po' la sua biografia sono stato incuriosito dal maestro che l'ha definita il polo sud della chitarra classica. Io vorrei che lei mi spiegasse cosa ha voluto intendere maestro Storti. Tanti anni fa è stato questo. Ma insomma, voglio intendere che, diciamo, un po' lo studio come da me venivano questi ragazzi, poi perché tra l'altro nel 79 la chitarra, diciamo, a Taranto è nata con me nel conservatorio, perché non c'era, di conseguenza di quanti si scrivevano corso di chitarra, ecco, un po' lo studio in questo senso, ecco, non penso in altri. Io negli ultimi tempi il mondo sta vivendo grandi trasformazioni e anche grandi conflitti. Spesso si parla che la musica può unire e riunire i popoli. Lei pensa che realmente la musica può essere un motivo per il quale i popoli possono riavvicinarsi? Ne sono pienamente convinto. La musica è, diciamo, è vita. Dovremmo tutti andare appresso alla musica, studiare lo strumento. Non solo nei popoli, ma nel piccolo, tra di noi, perché dà pace, dà salute, dà vita. Senta maestro, un'ultima domanda. È giusto, fare un applauso. Tra le sue esperienze, io leggevo Francia, Inghilterra, Germania, Spagna, Russia, Africa del Nord, Canada, qual è quella che è rimasta più nel cuore? Anche se poi magari lei potrà anche rispondermi un po' tutte per alcuni particolari diversi da altri. Ma quello che più ti è rimasto, l'esperienza che più ti è rimasta nel cuore, c'è e se c'è qual è? Diciamo, tutte sono state per me importanti. La Francia maggiormente mi costa più tempo in Francia. Però ricordo benissimo anche l'Africa del Nord, dove appunto aspettavo questi concetti di uscire. Sono d'accordo con lei, programmi per il futuro? Programmi ce ne sono tanti, futuro, diciamo, nelle nostre vicinanze. Abbiamo, come ogni anno, noi la notte delle chitarre, lo facciamo il mese di luglio. Roberto Di Laura che premia maestro, che riceve il premio da una ballerina fantastica, Roberta Di Laura. Grazie Roberta, noi ci vediamo tra un po', grazie. Maestro, allora io le ritiro il premio, poi glielo ridò, non si preoccupi. Chiamerei la nostra hostess Nunzia, ti do una mano io, non ti preoccupare. Un applauso a Nunzia, ma soprattutto un ringraziamento alle hostess dell'Infinito Artistico. L'Infinito Artistico è stata una rassegna che ha accompagnato Crispiano per tutto l'inverno con varie manifestazioni di cultura, di spettacolo, di arte. Quindi ringraziamo le hostess dell'Infinito Artistico e lascio, maestro,
Eccolo qui, lascio il maestro Pino Forreso e ci vediamo tra un po', grazie. Questo programma è offerto da